Cari amici appassionati di orologi, bentornati per questo nuovo video che avevo promesso da tanto, troppo tempo, ma come immaginate non è semplice avere un canale di recensione e approfondimenti e contemporaneamente progettare e produrre orologi, ma questa cosa non ci spaventa ed eccoci qui. Ho voluto realizzare il video proprio oggi perché sono in procinto per finanziare un nuovo progetto sempre vintage di vendere gli orologi che vedrete e non volevo trovarmi, come in passato è già successo, nella situazione di pentirmi dopo averli venduti di non averli portati nel canale. Ricorderete la recensione, l'approfondimento storico sul Doxa Synchron 300T. All'epoca vi dissi che i rapporti tra Doxa e Synchron con corsi e ricorsi storici avevano dei profili quasi da libro Harmony, con alcuni aspetti di amore e alcuni aspetti di rotture e di odio. E oggi vi spiegherò il perché di questo fatto. Per capirlo appieno dobbiamo tornare a metà degli anni 60, intorno al 1964, al 1965. Doxa esisteva ormai da oltre mezzo secolo, ma era arrivata in ritardo alla realizzazione di orologi professionali subacquei, una tendenza che ormai aveva preso il largo da oltre 10 anni, quindi dall'inizio degli anni 50. Nel canale abbiamo approfondito questo aspetto storico molte volte, ma quando Doxa decise di progettare e realizzare un orologio subacqueo, decise di farlo col botto, avvalendosi di alcuni tra i più noti e anche capaci esploratori e subacquei, ad esempio come Jacques Cousteau, che non solo contribuì a progettare il primo Doxa subacqueo, il Doxa 300, ma che se ne innamorò talmente tanto che decise di distribuirlo in America con il proprio marchio subacqueo Aqualung. Subito dopo il Doxa 300 arrivò il 300T con alcuni upgrade come il vetro minerale, che all'epoca era una grande innovazione, ma proprio in quel momento l'orologeria svizzera si trovava ad affrontare l'inizio di quella che sarebbe stata la grande crisi, la crisi del quarzo. Per salvaguardare una serie di marchi ormai al collasso, un'associazione di orologiai svizzeri finanziata dal governo e dalle banche creò sotto il suo cappello una serie di holding, tra cui la Kronos, che a sua volta realizzò un nuovo marchio che si chiamava Synchron. Synchron acquisì 3 marchi in difficoltà: Doxa, Cima ed Ernest Borel. Siamo nel 1968, quindi appena 3 anni dopo la nascita del primo Doxa subacqueo professionale. Synchron avrebbe mantenuto il marchio Doxa fino alla fine degli anni 70, quindi si può dire che il più lungo periodo di produzione del Doxa 300T fu sotto l'egida di Synchron. Ovviamente si sta parlando della vecchia Doxa, non della Doxa che è rinata a fine anni 90. Perché corsi e ricorsi storici? Perché negli anni 90 c'è stato, è ancora in attività, tra l'altro è una personalità molto importante nel mondo dell'orologeria subacquea, un uomo, un americano, che per molti anni lavorò per Microsoft, grande appassionato di orologi subacquei, e che fece di Doxa a un certo punto una vera e propria ossessione,
convincendo coloro che avevano rilevato il marchio a riprodurre il Sub 300T. E a lui si deve il fatto che Doxa sia diventata nuovamente quell'azienda che conosciamo noi. Nel 2019, dopo oltre 20 anni di impegno di Marie per Doxa, però è successo qualcosa, è successa una frattura importante, e questa frattura è descritta in un post, in un forum. Rick Marie ha ufficialmente lasciato Doxa. Volevo solo far notare che oggi è stato l'ultimo giorno per Rick e il suo coinvolgimento con Doxa. Davvero triste per me. È stato attraverso gli orologi che ho trovato un vero amico e attraverso di lui che sono stato in grado di scrivere 3 libri e incontrare un sacco di persone davvero fantastiche attraverso il forum e i Sea Riders. Segna anche la fine del mio coinvolgimento con Doxa. Continuerò a possedere, acquistare e godermi gli orologi vintage e quelli dell'epoca Marei, ma preferirei mangiare le mie mutande piuttosto che avere a che fare con quelli nuovi e con le persone che ora gestiscono l'attività. Ed ecco perché l'orologio che vedremo oggi, il Synchron Poseidon, tra l'altro realizzato con l'apporto di una società storica di accessoristiche, di attrezzature subacquee, non è un omaggio né un clone, ma è un vero e proprio Synchron, un orologio che ha piena titolarità al pari degli orologi Doxa per utilizzare un determinato design, per utilizzare dei determinati loghi e per poter dire la sua nel mondo dell'orologeria. Per capire il lavoro straordinario che Rick Marei ha fatto e che è suggellato da un calibro che non è il solito Sellita, ma è un La Joperet G100, un orologio che tra l'altro è equipaggiato con un bellissimo cinturino Isofran, essendo di proprietà di Marei, e che si presenta con un feeling vintage praticamente perfetto. Quasi identiche sono le dimensioni, con 42 mm di diametro, 45 mm di lug to lug e uno spessore di 12,5 mm della cassa, che però diventano quasi 14 se teniamo conto di un fondello che sporge, come nella versione d'epoca, in maniera importante. Una cassa in acciaio con una ghiera da 37 mm unidirezionale, che in questo caso è da 120 scatti invece che i 60 della versione d'epoca, e presenta un inserto retroilluminato con abbondante superluminova in vetro zaffiro, così come vetro zaffiro è quello che protegge il quadrante. La resistenza all'acqua è di 300 metri, come 300 metri sono quelli della versione d'epoca, con la differenza fondamentale che il nuovo orologio presenta una corona a vite, mentre la versione d'epoca, il 300T, contrariamente al 300, presenta una corona a pressione. Il 300, quindi il modello precedente, presentava una corona a vite. Perché questo apparente downgrade? È una funzione che in realtà vediamo anche sul Edox Hydrosub, ad esempio, che raggiungeva addirittura i 500 metri di profondità, perché all'epoca, momento di sperimentazione di nuove tecnologie, si pensava che una corona a pressione con triplo ring fosse sufficiente a garantire la sicurezza e la tenuta di un orologio, soprattutto tenuto conto che la corona entrava parzialmente all'interno della cassa, quindi avendo una protezione quasi a 360 gradi. Non era un ragionamento sbagliato, tutt'altro, anzi, anche perché all'epoca forse gli orologi subacquei si utilizzavano per la propria funzione ben più di ora. Il punto è che è talmente economico inserire una corona a vite che una doppia sicurezza non costa nulla, ed è per questo che poi l'idea di corone a pressione, anche se con triplo ring per i divers, sono state abbandonate. La
impermeabilità la garantisce la guarnizione, non la garantisce la vite. La vite garantisce che la corona non esca fuori sede accidentalmente, ma è chiaro anche che se la corona entra all'interno della cassa è molto difficile che ci possa essere un'apertura accidentale. Nel doxa poi abbiamo il bracciale, un chicchi di riso realizzato da Expandro, marchio del quale sentirete molto parlare da parte mia nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Voi pensate che Expandro già nel 1971, all'epoca di questo orologio, aveva le maglie coi pin a vite e che aveva la clasp, una sorta di sistema a grilletto che consentiva le microregolazioni automatiche, qualcosa di veramente straordinario. Non solo le ultime due maglie, che iniziano ad accusare ovviamente il peso del tempo ormai in questo orologio, erano elastiche per consentire un adattamento perfetto in qualsiasi polso e sopra qualsiasi muta. Molto interessante vedere come i due orologi, nonostante l'utilizzo di tecnologie diverse, Superluminova per il Synchron ovviamente e Trizio per il Doxa, reagiscano entrambi molto bene all'assenza di luce, quindi al buio. Ma arriviamo alla conclusione di questo racconto, di questa storia, che con un unico filo conduttore che unisce due marchi, Synchron e Doxa, rappresenta il DNA dell'orologeria subacquea tra passato e presente. Ma voi cosa ne pensate? Intanto, se qualcuno di voi fosse interessato all'acquisto del Synchron e del Doxa, può scrivermi a pierpaolo@undersitime.it. Noi ci diamo appuntamento al prossimo video. A presto, amici!